Italia nel 1922. Il soldato Adolf Hitler portò in Germania la contiguità ostile tra il partito ideologico originario e quello reattivo a tesi così radicali come quella secondo cui un antibolscevismo di fermezza bolscevica dovesse essere l'elemento caratteristico del Partito Nazionalsocialista, o Monaco dovesse diventare la Mosca del suo movimento. In tal modo si delineava in linea di principio una futura guerra mondiale tra il bolscevismo, inteso come il partito dell'unità mondiale da realizzare con violenza, e il socialismo nazionalista di Hitler, inteso come l'autoaffermazione violenta del cosiddetto sistema borghese. Ma se il bolscevismo era un'unità paradossale di universalismo politico e realtà nazional contadina, Hitler dal canto suo minò la propria posizione con la concezione antinazionale della diversità di valore delle razze, con il disprezzo veteronazionalistico delle altre nazioni e non da ultimo con l'individuazione di un nemico mortale che avrebbe dovuto assumere il ruolo che avevano i capitalisti e gli imprenditori dell'ideologia comunista, cioè gli ebrei. Così la Seconda Guerra Mondiale è stata in effetti in grandissima parte uno scontro tra ideologie, ma tra ideologie più complesse, impure, all'interno delle quali sono stati possibili eventi e alleanze sorprendenti come per esempio il patto Hitler-Stalin del 1939 e l'alleanza delle democrazie occidentali con la Russia sovietica dopo l'attacco tedesco del giugno 1941. Viene così confermata la tesi che ci riporta alla questione della divisione della Germania. Il regime comunista del secondo Stato tedesco, la RDD, non era semplicemente un regime dominato da un potere straniero imposto dall'esterno, era invece un regime che incontrava non poco sostegno tra la popolazione stessa. Nessuno denunciava con maggiore forza dei comunisti tedesco orientali i crimini terribili commessi dai nazionalsocialisti, per i quali a loro dire la soluzione finale della questione ebraica era stata soltanto un elemento secondario. Nessuno affermava con maggiore convinzione che una cosa terribile come quella guerra non si sarebbe dovuta ripetere mai. A dire il vero, essi non affermarono mai che la frattura culturale del 1933 era stata preceduta da un'altra frattura culturale, verificatasi nella Russia degli anni tra il 17 e il 20, né che la soluzione finale della questione ebraica era stata a sua volta preceduta dall'annientamento definitivo, anche se condotto in modo non esclusivamente fisico, della borghesia russa. In ogni caso, almeno fino al 1953, l'anno della rivolta popolare del 17 giugno, una parte non irrilevante della borghesia colta e discriminata ricordava con nostalgia
i primi anni antifascisti, quando la SD, il Partito Socialista Unificato di Germania, sembrava essere soltanto la più attiva tra le organizzazioni antinaziste. Ciò nonostante, il dominio dell'ideologia comunista venne percepito da ampi strati della popolazione apparentemente come un dominio straniero ovviamente, anzi quasi insopportabile. Nei circa 15 anni precedenti la costruzione del muro di Berlino, nell'agosto del 1961, quasi 3 dei 18 milioni di abitanti della RDT fuggirono dallo Stato comunista e ripararono nella Repubblica Federale di Germania. Il fatto che la RDT corresse quindi il pericolo di una emorragia può essere stato lo spunto principale che indusse il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Khrushchev, nel novembre 1958 a sollecitare le potenze occidentali in toni burberi e ultimativi a rinunciare alla loro presenza ritenuta illegittima a Berlino Ovest e accettare l'idea che Berlino Ovest diventasse una città libera e demilitarizzata. Si trattava chiaramente di una richiesta contraria al diritto internazionale, e accanto loro le potenze occidentali, pur dichiarandosi disponibili a trattative, non dimostrarono alcuna volontà di aderire alla richiesta principale. Pertanto, il 13 agosto 61 fu dato l'ordine di costruire il muro e le fotografie di persone, anche di poliziotti in uniforme, che all'ultimo istante fuggono verso Berlino Ovest, superando il muro ancora in fase di costruzione, fecero il giro del mondo. Gli alleati non osarono difendere i loro diritti con la forza, perché ciò che li interessava maggiormente era affermare la loro presenza messa in dubbio da Khrushchev, e le proteste del governo federale di Bonn rimasero senza effetto. Fu allora che cominciarono i decenni dell'accerchiamento di Berlino Ovest e molti berlinesi, ma anche innumerevoli turisti, si indignavano e inorridivano di fronte a quella grottesca, ripugnante costruzione nel bel mezzo di una città di importanza mondiale che fino al 67 ha avuto il suo pendant in Gerusalemme. Con molto ottimismo si potrebbe vedere nella costruzione del muro una sconfitta del comunismo, che era stato incapace di realizzare il suo obiettivo principale e che già l'anno seguente, con la crisi di Cuba, non riuscì a portare a compimento un secondo tentativo in quel senso. In questo tempo, l'Unione Sovietica fece importanti passi avanti nel campo dell'armamento militare e la sua flotta marittima era solo di poco inferiore a quella americana. Le truppe cubane ne combattevano in molti paesi dell'Africa, in Vietnam gli americani avevano subito una sconfitta disonorevole e Henry Kissinger non rifuggì dalla tesi pessimistica secondo cui in capo a 10 anni l'intera Europa sarebbe diventata marxista.
In Germania i cosiddetti sessantottini erano sul punto di imporsi ampiamente nella